Benvenuti sul canale di Insen Technology. Oggi vogliamo parlarvi di uno streamer di rete che secondo me farà la felicità di tantissimi appassionati di hi-fi, e questo grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo, molto molto difficile da trovare al momento sul mercato. Sto ovviamente parlando dei prodotti WIM, gli streamer di rete di casa Linkplay Technology, che negli ultimi anni sono riusciti a tirar fuori dei prodottini veramente molto molto interessanti. In particolare abbiamo quattro streamer di rete pensati per più fasce di prezzo, e quindi con qualità sempre crescendo. In testa abbiamo il Win Pro, che come qualità si posiziona all'incirca tra il Mini e il Pro Plus. Poi c'è anche il Win Ultra, che sarebbe il loro top di gamma. Oltre alla classica recensione, ho anche pensato di inserire delle considerazioni che spesso non vengono fatte, ma che secondo me possono essere molto interessanti. E questo perché quando si parla di streamer di rete, bisognerebbe utilizzare dei parametri di giudizio completamente diversi da quelli che useremmo per giudicare la qualità di un apparecchio hi-fi. Vediamo quindi quali sono le principali caratteristiche di questo streamer di rete, come suona, quali sono le differenze rispetto agli altri modelli e perché secondo me è un best buy. Ma prima, come al solito, sigla. Aprendo la confezione ci ritroviamo subito la guida rapida e lo streamer di rete vero e proprio. Al di sotto abbiamo il trasformatore, il cavo di alimentazione USB-USB-C, il telecomando molto molto comodo e che è una, certo non l'unica, però sicuramente una delle differenze che secondo me sono vincenti rispetto al Mini, e poi i cavi di collegamento sia RCA che ottico. Lo streamer ha un design minimal e molto elegante, con queste linee morbide ed una geometria che trasmette stabilità. Stabilità però che in senso pratico gli è stata data da un peso posto all'interno per permettergli di non scivolare. E questo si è reso necessario perché, vista la miniaturizzazione dei componenti che si riesce ad avere al giorno d'oggi, questi oggettini peserebbero pochissimo e verrebbero trascinati molto facilmente dai cavi di collegamento. Sul davanti abbiamo solamente il LED di indicazione di standby e i tasti touch, disattivabili tramite l'app per chi come me non li gradisce molto. Per quanto riguarda il LED, invece, non mi ha fatto impazzire come l'hanno pensata, nel senso che è di un solo colore, cioè bianco, e per indicare se il dispositivo è acceso o in standby abbiamo solo una differenza di luminosità. Differenza però che è evidente solo nel momento in cui lo accendiamo oppure lo spegniamo, nel senso che se dopo qualche ora oppure qualche giorno cerchiamo di capire se lui è acceso o spento, faremo veramente fatica a capire se il LED è con una luminosità alta oppure bassa. Questo è ancora più complicato di sera, quando ogni lucina ci sembrerà, per ovvi motivi, più luminosa di quella che è realmente. Ho contattato Linkplay per far notare la questione e proporre ovviamente anche una possibile soluzione, e mi hanno risposto che prenderanno in considerazione la cosa per un futuro aggiornamento, quindi speriamo bene. E a proposito di aggiornamenti, qui troviamo secondo me un altro enorme punto a favore degli streamer di rete di Linkplay Technology, cioè che ricevono costantemente aggiornamenti non soltanto per quanto riguarda le nuove versioni dell'app, ma proprio per la risoluzione dei bug dello streamer di rete vero e proprio. Sulla parte posteriore poi abbiamo le connessioni che sono sia analogiche che digitali. In particolare abbiamo RCA in ingresso e in uscita. Infatti questo streamer, oltre ad avere un DAC di buona qualità, ovviamente per il prezzo a cui viene venduto, ha anche una DC che permette di convertire da analogico a digitale. Poi abbiamo le prese ottiche, anche qui sia in ingresso che in uscita. Un'uscita coassiale, cavo di rete per chi non vuole usare Wi-Fi, un trigger out e la presa di alimentazione che, come detto, è di tipo USB-C. Per quanto riguarda l'hardware, è dotato di una CPU quad core e di 512 MB di DRAM e del DAC T-Pur Brown PCM5121, con una distorsione armonica totale più rumore di fondo dichiarata di 0,009%, e che ci permette quindi di ascoltare musica già con un'ottima qualità, usando l'uscita analogica RCA. Se utilizziamo come uscite quelle digitali, quindi la coassiale oppure la ottica, allora abbiamo una qualità in uscita fino a 192 kHz e 24 bit,
qualità che può essere regolata per adattarla eventualmente al DAC esterno oppure all'ampli con DAC integrato che stiamo utilizzando. Come detto, abbiamo anche un ADC, quindi un convertitore da analogico a digitale, e poi le classiche connessioni Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, eccetera. Abbiamo anche un Chromecast integrato che permette di avere una compatibilità smisurata con tutte le varie app. Poi anche AirPlay 2, sia Spotify che Tidal Connect, Amazon Music Casting, DLNA, Uplay 2.0 e Runready. Quindi veramente tanta compatibilità con tutti i servizi. Servizi che anche loro sono tantissimi. Per citare i principali abbiamo Tidal, Amazon Music, Kobuz, Spotify, TuneIn per le radio digitali, eccetera. Tutti questi servizi, essendo veramente tanti, possono essere anche nascosti all'interno dell'app WeMom per rendere l'usabilità migliore senza dover scorrere tra tutti quelli che non useremmo. Quindi molto ben pensata anche da questo punto di vista. L'app è fatta abbastanza bene e riceve molti aggiornamenti, con miglioramenti e risoluzioni di bug. I servizi sono organizzati abbastanza bene all'interno, anche se non c'è molta coerenza tra un servizio e l'altro. Però alla fine dei conti questo non è un grosso problema, perché verosimilmente ne useremo solo uno di questi alla volta. Tramite le impostazioni del dispositivo possiamo cambiare molti parametri dello streamer. Poi abbiamo anche la sezione multiroom per gestire la musica in più ambienti. L'unica cosa che non mi è piaciuta dell'app è che non viene creato un widget per il controllo del playback nella lock screen, almeno su iOS, perché poi non ho testato l'app anche su Android. Questo significa che semplicemente per cambiare traccia oppure per mettere in play pausa dobbiamo o sbloccare uno smartphone, entrare nell'app e quindi cambiare traccia, oppure utilizzare semplicemente il telecomando. Telecomando che quindi diventa abbastanza indispensabile per poter gestire con comodità il dispositivo. Anche per quanto riguarda i comandi vocali ho notato dei bug, in particolare con Siri e con Google, con i quali proprio non sono riuscito a gestire la riproduzione, nonostante il dispositivo fosse correttamente riconosciuto all'interno dei servizi di Smart Home. L'ultima cosa che voglio segnalare è un ritardo di circa 1-2 secondi tra quando spingiamo il tasto di spegnimento sul telecomando e quando effettivamente il dispositivo si spegne e interrompe la riproduzione. Per il resto nient'altro da segnalare, veramente una lama, sempre molto fluido nell'usabilità, quindi veramente ottimo. Ma arriviamo ora ad una sezione che, come detto ad inizio video, esula un attimo dalla recensione in senso stretto di questo streamer di rete, ma che secondo me è fondamentale affrontare prima di parlare di come suona. E questo per cercare di rendere più chiaro quello che diremo dopo, quando parleremo della qualità d'ascolto. Il punto è che quando si parla di streamer di reti si ha un enorme cambio di paradigma rispetto alle classiche sorgenti del mondo delle file, soprattutto rispetto a quelle analogiche. In effetti, se pensiamo alla sorgente per antonomasia, cioè al vinile, per cui prendere un giradischi economico oppure uno molto costoso fa un'enorme differenza in termini di qualità sonora, e il motivo risiede nel tipo di tecnologia. Questo perché in un giradischi abbiamo tante parti in movimento, un movimento che influenzerà non poco la resa sonora finale, e quindi queste parti vanno costruite con estrema precisione. E questo si traduce ovviamente in un aumento dei costi di produzione. Poi abbiamo le puntine, anche loro con una bella forbice in fatto di prezzo, e le differenze tra quelle più economiche rispetto a quelle più costose saranno molto evidenti. Oltre a questo poi c'è il disco in vinile vero e proprio, che dalla fase di produzione al tipo di mastering usato, così come la manutenzione ad esempio che è stata fatta negli anni, beh, tutti questi fattori influenzeranno non poco la resa sonora finale. Sicuramente un altro caposaldo delle sorgenti hi-fi è senza dubbio il CD. Qui però la situazione è molto più semplice, perché comunque parliamo di apparecchiature digitali, ma abbiamo comunque delle parti in movimento, poi ci sono i CD fisici, i laser che devono leggere sui CD, eccetera. Tutte queste cose però potrebbero influenzare la qualità d'ascolto finale. E per quanto riguarda gli streamer di rete, perché in questo caso parlo di cambio di paradigma? Beh, il motivo è molto semplice, cioè che tutto quello che abbiamo detto sul vinile, sul CD, quindi tutta la parte relativa alla sorgente vera e propria e alla lettura della musica della sorgente, beh, il nostro streamer non lo avrà. E il motivo è perché questo compito sarà assolto completamente dal servizio di streaming che abbiamo scelto. Non solo, questo mette in luce un'altra enorme differenza rispetto alle classiche sorgenti hi-fi, e cioè che per un qualunque streamer di rete la qualità della sorgente sarà esattamente la stessa e dipenderà solo dal servizio di streaming che abbiamo scelto. Quindi sia che abbiamo uno streamer da 100, uno da 1000, uno da 10.000 euro,
la qualità della musica che gli arriva sarà esattamente la stessa. Per fare ancora un'analogia col mondo dell'analogico, è un po' come se per ogni audiofilo, il disco in vinile, il piatto con tutta la meccanica, la puntina, il braccetto, eccetera, fossero esattamente gli stessi per tutti. È facile ora capire l'enorme appiattimento di prestazioni che si ha nella riproduzione di una traccia audio tra uno streamer e l'altro, e le differenze le fanno soprattutto il player e il DAC. Ma ancora, siccome stiamo parlando di apparecchiature digitali, queste differenze sono molto ma molto più sottili rispetto a quelle analogiche, e alla fine dei conti, nella catena FI, lo streamer ha una bassissima influenza sul degrado di una traccia audio. Infatti, se pensiamo alla distorsione armonica, ad esempio del WinPro, che ha un valore di THD più noise di 0,0025% in uscita analogica, la quale è mediamente un ordine di grandezza più piccola rispetto a quella di un ampli della fascia di prezzo di circa 500-1000 euro, e addirittura due ordini di grandezza più piccola rispetto a quelle di casse nella stessa fascia di prezzo. È quindi evidente come nella catena audio ha molto più senso dedicare più budget a delle casse o ad un ampli piuttosto che ad uno streamer. Se poi consideriamo la distorsione armonica del Pro Plus oppure dell'Ultra, come vedremo dopo, queste diventano ancora più influenti nella catena FI. Altra cosa da considerare quando si parla di streamer di rete è che, a differenza dell'analogico, qui si trasmettono ed elaborano informazioni, e lo si fa con strumenti e metodi diversi che consentono di avere un degrado veramente, veramente irrisorio se paragonato a quello del mondo analogico. Basti pensare che la musica che ascoltiamo tramite lo streamer arriva a noi da migliaia di chilometri di distanza tramite cavi sottomarini, per poi essere stoccata ed elaborata dal server più vicino, che disterà comunque centinaia di chilometri, passando per un'enormità di apparecchi di elaborazione, ma soprattutto attraverso un oggetto a cui non si pensa molto spesso e a cui non dedichiamo mai neanche lontanamente lo stesso budget che dedichiamo ad esempio ad un giradischio ed un ampli, e giustamente direi io, e cioè il modem. Modem che nel migliore dei casi sarà quello stock dato dal nostro operatore internet. Ma nonostante tutti questi passaggi, la musica arriva praticamente perfetta al nostro streamer, e soprattutto con la stessa qualità per tutti. Questa sarà una sessione veramente molto molto breve, ed in effetti tutte le considerazioni che abbiamo appena fatto ci permettono di dire che questo streamer di rete suona veramente molto molto bene e pulito, secondo me, e lo vedo benissimo in impianti che vanno dai 1000 ai 2000 euro, dove con impianti, in questo caso intendo solamente amplificatore e cassa ovviamente. Ed in effetti non c'è molto altro da aggiungere su questo WinPro, suona bene nel senso che è veramente difficile sentirlo, soprattutto con un impianto entry level, appunto con un budget che va tra i 1000 e i 2000 euro. Ovviamente se abbiamo speso di più un pensierino alle versioni più performanti lo farei. Capiamoci, si comporterebbe molto bene anche il Pro base, per così dire, ma sicuramente con il Pro Plus oppure con l'Ultra saremo molto più tranquilli, perché avremmo un DAC molto più performante, e quindi per capire quale potrebbe essere migliore per noi confrontiamoli. Per il confronto utilizziamo soprattutto la tabella che riassume tutte le caratteristiche dei vari streamer e che possiamo trovare sul sito di Win. Partiamo ovviamente dal Win Mini, che rappresenta il punto d'ingresso della loro lineup di streamer. Ha una filosofia secondo me un po' diversa rispetto agli altri, infatti lo vedo molto bene su una scrivania magari di una stanzetta oppure di uno studio. Questo perché, a differenza degli altri, ha delle uscite e degli ingressi analogici che sono dei jack, e come uscite digitali abbiamo solo un ottico. Inoltre non abbiamo in dotazione un telecomando, che però è venduto separatamente. Per tutte queste cose quindi lo vedo molto bene come supporto, ad esempio per un laptop facciamo girare la musica sul nostro Win Mini che abbiamo sulla scrivania, e il computer rimane libero per tutte quelle attività lavorative senza dover star continuamente a cambiare volumi o riproduzione. Come CPU abbiamo un dual core per far girare tutto il sistema, mentre tutti gli altri hanno un quad core. Come DAC invece ha lo stesso del Win Pro, quindi come qualità di conversione siamo lì. Unica cosa appunto è che le uscite analogiche sono tramite jack, e personalmente non le vedo mai di buon occhio quando parliamo di collegare qualcosa ad un impianto Wi-Fi. Inoltre come connessione ad internet abbiamo solo il Wi-Fi e non la Ethernet. Come funzionalità non abbiamo tutta l'integrazione con Google, quindi non possiamo usarlo come altoparlante Google Nest, né ha un Chromecast integrato. Altra cosa che manca è il Run Ready.
per il resto fondamentalmente ha le stesse caratteristiche degli altri. Il Win Pro e Pro Plus invece condividono moltissimo, sia dal punto di vista estetico che delle connessioni, ma anche delle funzionalità. Quello che invece cambia tra i due è fondamentalmente l'hardware utilizzato. In particolare cambia tutta la sezione della DC e del DAC. Come DAC abbiamo un HPM che permette di avere una distorsione armonica totale più noise sull'uscita analogica di 0,00023%, quindi veramente molto molto bassa e con ottime prestazioni. Quello che tra tutti si distingue per qualità è sicuramente il Win Ultra, che oltre ad avere un hardware più spinto rispetto agli altri, ad esempio riesce ad avere una distorsione armonica sull'uscita analogica di 0,00015%, ha anche tutta una serie di chicche che lo rendono molto più performante e magari anche più interessante per alcuni utenti, come il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3 e l'uscita sia a cuffia che subwoofer. Quello che invece non abbiamo è la compatibilità con la Apple, quindi non funziona né con Siri e non ha nemmeno l'AirPlay 2. Si distingue anche dal punto di vista estetico, infatti sul frontale abbiamo un display touchscreen a colori, mentre come connessioni possiamo trovare anche un HDMI ARC, un ingresso fono sia MM che MC e un'alimentazione più adeguata al tipo di prodotto. In definitiva, quindi, con questi quattro streamer, LinkPlay ci mette nella condizione comoda di poter scegliere quello più adatto alle nostre esigenze e al nostro budget. Abbiamo infatti il Win Mini con un prezzo di circa 107 euro e che rappresenta sicuramente un upgrade ad esempio del nostro secondo impianto oppure comunque di un impianto da cui non distiamo molto, perché come detto non ha di base un telecomando e andrebbe preso eventualmente a parte. Poi abbiamo il Win Pro e Pro Plus che hanno un prezzo rispettivamente di 179 e 249 euro e che ci permettono già di avere delle prestazioni più adeguate per un impianto Wi-Fi. Sicuramente il Pro Base lo vedo bene per impianti entry level oppure per amplificatori che già di loro hanno un DAC di buona qualità integrato, mentre con il Pro Plus abbiamo una qualità che ci permette di spingere di più sulla resa sonora. Se poi cerchiamo qualcosa di ottima qualità e il budget ce lo consente, allora possiamo pensare al Win Ultra, che ha un prezzo di 399 euro. Un inconveniente, come detto, è la mancanza di integrazione con il mondo Apple, però secondo me questo per la maggior parte degli audiofili non sarà un grosso problema. Ovviamente ragazzi, i prezzi che abbiamo citato sono considerati nel momento in cui stiamo girando il video e possono variare magari anche per degli sconti. Vi lascio quindi in descrizione i link su Amazon di tutti gli streamer, così potete verificare se ci sono degli sconti oppure no. Un'ultima nota: questa, così come la stragrande maggioranza delle nostre recensioni, non è sponsorizzata dalle aziende produttrici, ma acquistiamo personalmente i prodotti che testiamo. Nel caso in cui invece sono le aziende che ci propongono una recensione, questa è comunque sempre libera e lo facciamo capire durante il video. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale cliccando sul nostro logo qui accanto, così possiamo farne sempre di più e sempre di migliori. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto dalla Insen. Ciao!